Buongiorno, salve a tutti. In questo breve video vi mostro come importare una banca dati Metastock in Multicharts. Si tratta di compiere due semplici passaggi che si fanno attraverso il Quote Manager. Lo apriamo attraverso quest'icona. Dopodiché clicchiamo su Tools, Data Sources. Andiamo a selezionare un database Metastock, quindi diciamo selezioniamo Metastock, andiamo in settaggi, in settings e attraverso questo pulsante add diamo il percorso della cartella su cui abbiamo salvato il nostro database Metastock. Nel mio caso io ce l'ho nella mia cartella Dropbox, quindi devo andare a ricercare la mia cartella. Devo andare sotto utenti, documenti, Dropbox, la cartella mia si chiama Nasdaq. Seleziono la cartella e dico ok. Basta cliccare ok, dopodiché quello che voi vedrete è un insieme di cartelle importate in questa finestra che inizialmente dovrete vedere vuota. Fatto questo passaggio, andiamo su Instrument, Add Symbol, From Data Sources, Metastock. Clicchiamo e selezioniamo i simboli che vogliamo importare. Per esempio, APL corrisponde a Apple. Ecco che il Quote Manager ci trova il simbolo che ci interessa. Se li vogliamo invece importare tutti in un unico passaggio, facciamo asterisco, invio. Il Quote Manager ci visualizza tutti i simboli che sono presenti nelle cartelle del database Metastock. Selezioniamo dalla prima all'ultima voce e clicchiamo su Add. Quindi, come avete visto, sono due semplici passaggi. Fatti questi, è possibile attraverso un qualsiasi grafico in Multicharts. Ne apriamo uno nuovo. Andare a selezionare i simboli appena importati. Quindi andiamo su Metastock, scegliamo il simbolo che ci interessa, Apple. Ecco che abbiamo il nostro grafico con i dati, in questo caso giornalieri, di Apple. Per applicare un segnale, vi ricordo che si fa Insert Study. Prendiamo ad esempio il segnale UniLCRSI2 e lo andiamo a inserire nel grafico. Come vedrete ci restituirà un errore perché questo sistema ha bisogno di 200 bar per poter funzionare. Quindi bisogna cliccare su Format Signal, Properties e settare come numero minimo di barre 200. Riattiviamo il sistema che era stato messo in status off in automatico da Multicharts e dovremmo vedere il sistema applicato al grafico. In questo caso si tratta di un'azione, quindi non ha senso lavorare con una singola azione. Torniamo dentro Format Signal, Properties, Cash per Trade 10.000 dollari. Diciamo a Multichart di utilizzare 10.000 dollari per ogni singola operazione. Ok? E questo è il report del nostro sistema. Un'altra cosa a cui fare caso, sempre nel pannello proprietà, è commissioni e slippage. Dobbiamo andare a settare le commissioni che siano abbastanza verosimili, possiamo dire 2,50 dollari per contratto, potete comunque personalizzarle queste commissioni e uno slippage che sia compatibile con un titolo azionario. A seconda dei titoli lo slippage può ovviamente cambiare, possiamo dire 0,0 2 centesimi per share, quindi per singola azione comprata. Fatto questo, abbiamo inserito anche slippage e commissioni all'interno del nostro report. Come vedete, il grafico è cambiato. Andiamo, dicevamo, a inserire le commissioni. Ovviamente 2,50 dollari per contratto è eccessivo perché non parliamo per contratto, ma dobbiamo la lavorare per trade.
Eccolo qua, fixed 2,50 dollari per trade, lo slippage 0,02 per share, ok. Voi vedete che l'equity line sicuramente è cambiata rispetto a prima. In una fase iniziale io consiglio sempre di testare tutto senza slippage e senza commissioni, ma bisogna comunque tenere presente che nei costi reali di trading vanno considerate.